Durante la guerra il problema più grosso è stato quello che se io lo dico non ci credi, possiamo far vedere, però non quelli che ho fatto io, quelli non mi ricordo da averli, perché qui non li ho fatti. Allora, lui aveva 100 clienti, coloni, chiamati contadini, Certo. che avevano le bestie, avevano bisogno di ferrare le bestie, perché dovevano lavorarci, fare i trasporti, tutto quello che era necessario, perché non esisteva il trattore, non esisteva, posso dire, Sì, la trazione era zampa, animale, certo. niente. Allora, l'unico problema che noi abbiamo incontrato, abbiamo dovuto fare i ferri, i chiodi da bue per poter ferrare queste bestie per la bellezza di 3 anni. Questo dagli anni, subito dopo la guerra? No, questo è durante la guerra. Durante la guerra, perché non si Durante la trovavano. guerra, dal momento, io sono entrato nel 42, mi sembra, nel 43, 44, eravamo sul periodo che non si trovava più niente. E quindi Era tutto facevate anche i fermo, ferri era per... tutto fermo e il fronte da noi è passato nel 45, di conseguenza, in quel periodo era bloccato tutto. Però noi purtroppo c'erano i contadini che erano anziani, però facevano. Allora lì c'erano le famiglie, 20 persone. Dovevano in qualche maniera andare avanti, superare tutte le difficoltà. E allora noi, non trovando più quei chiodi, come si fa? Li facevate. Allora abbiamo studiato su un pezzo d'acciaio di fare un foro, uno stampo per poi fare questo chiodo. Praticamente io mettevo 3 pezzi di tondino sotto il fuoco, che era un tipo di lavoro, diciamo così, che era più facile realizzare e portarlo avanti. Allora, c'avevamo il ventilatore elettrico, quella era una cosa già molto importante, che ne c'aveva nessuno, però i primi 2 anni a mano, poi elettrico. Allora Tipo io matrice. attaccavo il ventilatore, allora levavo un ferro, lo incominciavo. Va bene? Rimettevo sotto al fuoco, riprendevo questo, non cominciavo. 3 pezzi. Ora io Sì, e facevate a giro. ritiravo fuori la seconda parte, la terza parte che l'ho fatto. Ma lo Tre battevate? volte, 3 volte, messo nel fuoco, chiodo fatto. Solo che l'unica cosa che A ferro c'era, a battuto. ferro battuto, l'unico problema grosso che era, che rimaneva rugginoso, e quando si andava a ferrare le bestie era un problema, perché il chiodo, che era in commercio, era lucido. Di conseguenza, come si fa, come non si fa? Allora con l'olio d'oliva, toccatina, piano piano, piano piano, E andava via, ritornava. e si metteva il ferro. E dopo, scusi, la capoccia la ribattevate sempre a Avevamo, caldo? noi avevamo questa, era chiamata una chiodara, che il gambo veniva a essere lungo così, no? Il gambo era fatto direttamente con 2 caldi. Poi questo tondino, che era presso a poco come questo, si faceva prima il gambo e poi si tagliava, si metteva a caldo sulla chiodara, si mandava giù, diventava uno stampo. Lo stampo fatto a mano.